Quindi ragazzi, donare il sangue significa salvare delle vite umane. Il sangue è un elemento prezioso, un elemento preziosissimo. È indispensabile in caso di malattie, in sala operatoria, ed è molto molto importante in caso di calamità naturali. Il sangue che noi raccogliamo lo mandiamo ai centri trasfusionali, dove viene rigorosamente lavorato e analizzato. Una volta che risulta essere rigorosamente idoneo, allora viene inviato ai reparti che ci mandano le richieste. Ok? Oggi è venuta a trovarci anche la dottoressa Lucia Gaspare. Buongiorno, ciao. È un'ematologa ed è venuta qui per rispondere alle vostre domande. Prego, dottoressa. Ci sono domande per la dottoressa? Prego. Ma il sangue, possono donarlo proprio tutti? Tutti gli uomini e le donne in buona salute, dai 18 ai 65 anni e che abbiano un peso corporeo minimo di almeno 50 kg. E questo perché? Perché, ovviamente, per garantire che il sangue raccolto sia idoneo alle trasfusioni, noi non ci si preoccupa esclusivamente di chi lo riceverà, ma anche di chi lo deve donare, che comunque deve sottoporsi periodicamente a dei controlli medici. Tu? Senta, dottoressa, ma si può donare quando si vuole, vero? Ragazzi, quando si vuole. No, la donazione è una cosa seria, ha bisogno dei suoi controlli, dei suoi tempi e dei suoi spazi, quindi non si dona quando si vuole, ma si dona una volta ogni 3 mesi gli uomini, una volta ogni 6 mesi le donne, sia nei centri trasfusionali sia nei punti di raccolta appositamente organizzati. Chiaro? Ci siamo? Sì o no? Sì. Altrimenti ripeto, Altre domande? Tu? Dottoressa, io ho sentito parlare anche di donazione del cordone ombelicale, ma è vero che esiste? Assolutamente sì, anzi grazie per questa domanda perché, ragazzi, è di fondamentale importanza questo argomento, anche se purtroppo ancora oggi non è molto diffuso. Cioè, praticamente dovete sapere che il cordone ombelicale, insieme alla placenta, subito dopo il parto, viene scartato quando invece donandolo potrebbe essere utilizzato per eventuali trapianti. Ovviamente, sempre a proposito di tempi, il sangue del cordone ombelicale si può donare esclusivamente al momento del parto e soltanto dalle donne ritenute idonee. Non ci sono effetti collaterali, non fa male né alla madre né al bambino, non ci sono rischi, anzi sappiate che, come diciamo noi, con una nuova vita che nasce, nasce anche la possibilità di cura. Comunque tutto quello che vi ho appena detto e molto altro ancora lo troverete in questi opuscoli che sono all'uscita, che vi prego di prendere, di leggere attentamente e di far vedere anche ai vostri genitori. Non so, se non ci sono altre domande, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo incontro, ringraziandovi per essere sempre così attenti e così partecipi. Grazie, 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 arrivederci, grazie ragazzi. Mi scusi, dottoressa? Sì? Potrei farle una domanda? Sì, certo, dimmi. Lei ha detto che tutte le persone sane possono diventare donatori, è vero? Sì, ma oltre a stare bene devi anche essere maggiorenne. Ma mio padre è maggiorenne, è sano e non ha ancora 65 anni. Sì, scusami, pensavo stessi parlando di te. Comunque sì, se ci sono queste condizioni, se vuole tuo padre può diventare donatore. Ma anche se in carcere? Eppure lo sai che ti trovo meglio? Forse il pensiero che finalmente ritorni a casa da noi ed esci da questo brutto posto tra qualche mese. In effetti. Sai, tutti i nostri vicini mi hanno detto di dirti che ti stanno aspettando e ti salutano tutti, ma proprio tutti. Grazie, ricambio i saluti. Senti Dario, tu a scuola? Tutto a posto? Sì, stamattina la scuola ha organizzato un incontro con l'Avis, dove ci hanno spiegato l'importanza di donare il sangue, con la raccomandazione di parlarne in famiglia. Stasera, durante il telegiornale, ne parleranno anche in TV dell'incontro di oggi. Ah. Guardalo! Certo. Comunque ho deciso, papà. Voglio diventare un donatore.
Bravo Dario, sono fiero di te. Benvenuti ad un appuntamento straordinario per quanto ci riguarda, è davvero una serata speciale, sarà una serata divertente, diversa dalle solite, magari non faremo poi tante cose serie stasera, molte cose belle, divertenti, con tanti ragazzi, tanti giovani. Oh Ciccio, e ti senti odato davanti alla televisione, hai perso pure la parola. No, è che tra poco trasmetteranno il servizio sull'incontro con gli studenti organizzato dall'Avis. Ha partecipato anche mio figlio, dice che vuole diventare donatore. Donatore? E si vede che ha preso tutta dalla madre. Perché tu te lo succhiavi il sangue delle persone. Altro che donatore. Ti bevi sto caffè, ti è. Don Ciccio Ferra. Territorio e soprattutto vogliamo sensibilizzare i giovani a quello che è poi questa attività che tanti ragazzi che frequentano la vostra scuola ormai praticano da tanto tempo. Lei ha presentato una richiesta di permesso per uscire 2 ore dal penitenziario. Mi dica perché dovrebbe uscire? Cosa dovrebbe fare? Egregio direttore, quando ci troviamo a prendere una decisione, non sappiamo mai se è la giusta. Basta guardare me. Io mi trovo in carcere perché nella mia vita ho preso più decisioni sbagliate che giuste. Ma questa volta, per la prima volta nella mia vita, sento che ciò che voglio fare è giusto. E allora? E allora voglio diventare un donatore di sangue. Ah, e così, tutto ad un tratto, lei ha deciso di diventare donatore. Caro Fer, francamente tutto mi sarei aspettato tranne che lei venisse qui stamattina a chiedermi un permesso per uscire per andare a donare il sangue. Ma mi dica, come mai vuole fare questo? Voglio diventare donatore perché almeno per una volta nella vita sentirei di rendermi utile alla società. E poi anche per mio figlio. Ho il bisogno di dimostrargli che suo padre non è solamente un avanzo di galera. Ma lei lo sa che per diventare donatore tutti si devono sottoporre a dei controlli medici? In pratica, se lei non è in perfetta salute, non può fare il donatore. Sono disposto a sottopormi a tutti i controlli necessari. Nel suo caso però c'è un altro problema. Perché c'è una legge che vieta ai detenuti di donare il sangue. Cosa le posso dire? Potrà diventare donatore però dopo che avrà scontato la sua pena. Va bene, direttore. Ho capito. Arrivederci. Arrivederci, Ferra. Direttore, ecco la posta in arrivo di oggi. Grazie, grazie. Direttore. Sì, tutto bene? Sì, sì, tutto bene. È appena andato via il detenuto Francesco Ferra. Ma che tipo è? Si trova in carcere per una rapina a mano armata. Ah. Deve scontare ancora 2 mesi, mi pare. Dunque tra 2 mesi lo salutiamo. Sì, ma che tipo è? Sembra tranquillo. È molto legato al figlio, del quale parla continuamente con tutti. È una persona buona, almeno pare. Da 4 mesi che qui non ha mai litigato con nessuno o fatto litigi in particolare. Si comporta bene. Ma mi scusi la curiosità. Come mai queste domande? Perché è la prima volta, da quando sono direttore di un penitenziario, che mi è dispiaciuto non poter accogliere le richieste di un detenuto. Quell'uomo mi ha dato l'impressione di avere una grande sensibilità e mi ha manifestato il suo desiderio di diventare donatore di sangue. E questo mi ha colpito. Sa perché? Perché anche io sono donatore.
Salve, sono il signor Francesco Ferra. Un attimo solo. Ah sì, Ferra, si accomodi. Grazie. Signori, se volete attendere un attimino, ci sbrigheremo nel meno tempo possibile, va bene? Grazie. Si è sottoposto ad agopuntura? No. Ha attività o degli hobby rischiosi? No. Perfetto, un attimo sono da lei. Prego, signor Ferra, si accomodi. Grazie. Si rilassi e nel frattempo lo lascio in compagnia di Don Massimo, va bene? Grazie. Arrivo subito. Grazie a te. Padre, anche lei è un donatore? Sì, perché non sapevi che anche i preti donano sangue? Sono donatore da diversi anni. Diciamo che non c'è cosa più bella che aiutare chi ha più bisogno, no? E spesso donare sangue vuol dire salvare delle vite umane. E comunque io sono Don Massimo. Piacere. Io sono Francesco Ferra e questa è la mia prima donazione. Sa, sono mesi che aspetto questo momento. Ah, e come mai? Eri forse malato, non eri idoneo alla donazione? No, no, niente di tutto questo. Diciamo che nel corso della mia vita non ho fatto molte scelte giuste ed ho pagato per questo. Capisco. Vabbè, diciamo che molto spesso il buon Dio ci mette alla prova e spesso si cade in tentazione. L'importante è riconoscere gli errori e pentirsene. Se non so che tipo di sbagli abbia fatto tu, però guardandoti negli occhi non mi sembri una cattiva persona, anzi. E poi donare sangue è un gesto nobile, è un atto di carità, anche da cittadino attivo, è un atto di spirito umanitario, ecco. E con questo gesto, insomma, si capisce che tu pensi agli altri, che hai più bisogno e a chi soffre. Grazie. Ora fai parte di una grande famiglia. Attenzione! Vorrei un attimo di attenzione per dare il benvenuto a Francesco nella grande famiglia di Avis. Grazie, Don Massimo. E grazie a tutti voi per avermi accolto. In particolar modo a mio figlio Dario, il quale mi ha fatto capire che donare il proprio sangue a chi ne ha bisogno è un dono per la vita. Benvenuti. Sono fiero di te. Questa è proprio una bella storia, eh? Sì. Ma dottoressa, le posso fare una domanda? Sì, certo. Ma secondo lei, fra donatori, possono nascere anche altre storie? Direttore.